Siamo qui per manifestare e far sapere intanto alla cittadinanza che il servizio che l'AMAT rende non è sufficiente per la quinta città metropolitana. Gli autisti ormai sono stati assunti con tempo interinale 100 autisti per cercare di garantire il minimo di servizio. Questi autisti ormai sono stati messi alla porta dopo aver dato molto all'azienda e ai cittadini. Un concorso espletato, un concorso che si attende una graduatoria per portare avanti l'azienda e garantire il servizio ai cittadini, solamente che per un rimpallo tra l'azienda e l'amministrazione comunale ancora non viene messa la graduatoria in atto, quindi non garantendo più il servizio. Adesso dobbiamo capire quali sono le intenzioni del Comune per sbloccare queste assunzioni e garantire il servizio alla quinta città metropolitana. Siamo qui in piazza innanzitutto per mettere in evidenza che il trasporto pubblico a Palermo è in ginocchio. Oggi su un servizio programmato di 196 vetture abbiamo avuto 115 vetture che sono rimaste all'interno dell'autoparco e questo non è più sopportabile, perché la cittadinanza sta subendo questo abuso da parte di questa amministrazione che da circa 3 anni, complice l'azienda, hanno un rimpallo di responsabilità fra assessore, presidenza e ancora nessuno si decide a deliberare per assumere queste 216 persone che sono qua, che possono permettere il rilancio di questa azienda e da aprile permetterci di ottimizzare il contratto di servizio che abbiamo in itinere. Quindi questa è la situazione della protesta, e la protesta non si fermerà, andrà ad oltranza affinché non si delibererà per questi ragazzi idonei al concorso. C'è stata questa manifestazione, diciamo, dei sindacati AMAT che si sono scusati con l'utenza per i disagi causati, diciamo, dalla mancanza di autisti. Voi avete notato degli ulteriori disagi rispetto a quelli che vivete tutti i giorni? Allora, io non ho notato niente di particolare, di miglioramento, perché praticamente tutto è rimasto tale e quale. Cioè, io vedo che ci sono sempre le stesse problematiche, nel senso i ritardi, poi ci sono anche fermate dove qua in Via della Santa, dove passa il 118, è un autobus veramente trafficato, che la gente sosta qua mezz'ora, 40 minuti alle volte, ci fai le veglie qua. Quindi, cioè, non è che c'è un orario ben stabilito, cioè non è che praticamente ogni 20 minuti, ogni 30 minuti, è così. Quindi rispetto a questa nota in cui i sindacati si scusano con voi utenti, sì, cosa ne pensate? Che nulla è cambiato, è rimasto tale e quale. Uso quotidianamente gli autobus che purtroppo ritardano direttamente. Loro denunciano la mancanza di personale, autisti, eccetera, eccetera, ma non credo che questo sia il vero motivo reale di questa situazione. Negli ultimi anni, che disagio avete vissuto? Carenza di autobus? Il disagio è che gli orari non sono rispettati, gli autobus quando passano sono stracolmi, non c'è puntualità, è un disservizio totale. Quindi praticamente rispetto a questa protesta che hanno messo in campo i sindacati di AMAP in cui si scusano per l'utenza e con i disagi, diciamo, lei che ne pensa? Ma io penso che, come al solito, i sindacati parlano, non fanno mai nulla di buono.